Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo alla quarta domenica d'Avvento, ormai a ridosso del Santo Natale, fratelli e sorelle carissimi. Questa è la domenica di Maria e Giuseppe, che sono i protagonisti della liturgia, la Madonna profetizzata nel profeta Isaia, San Giuseppe, la cui vicenda è stata sinteticamente raccomandata nel Vangelo, ed entrambi sono accomunati da una cosa di cui ci parla San Paolo, adesso la leggeremo insieme, e che è bene approfondire in questa seconda omelia. Sono accomunati Giuseppe e Maria dalla fede. La Madonna ha concepito per opera dello Spirito Santo perché ha creduto all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. San Giuseppe ci ha avuto una fede talmente grande che pur dinanzi all'evidenza di una gravidanza di una santa donna di cui lui non era responsabile, ha creduto all'impossibile. Dice: lasciamo perdere, il Signore ci darà una luce. E poi il Signore la luce gliela data, sempre attraverso lo stesso angelo, e poi sappiamo il resto come è andata. Ora, Natale, fratelli e sorelle carissimi, è un evento di fede, perché senza la fede tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni cessa di essere. Non so se voi avete già sentito, io ho sentito in giro, anche in televisione, voi sapete che negli ultimi anni c'è stata una trasformazione veramente del Natale. Natale non è più una festa di fede cattolica, cristiana. Natale è diventata una festa, come dire, fluida, vacua, non si sa bene cosa si festeggia. Festeggiata da tutti quanti, anche da quelli che, perdonatemi l'espressione, del nostro Signore Gesù Cristo e degli uomini di Dio, non gliene importa assolutamente nulla. Anzi, vi dirò di più, i nostri figli, i vostri figli, io ho i nipoti adesso nelle scuole, non possono cantare Astro del Cielo, Tu scendi dalle stelle, perché è un problema, capite? Quindi manifestare anche qualche segno esterno di fede è diventato quasi un qualcosa di cui vergognarsi. Ecco, allora andiamo un pochino a vedere cosa dice San Paolo. San Paolo nella seconda lettura, prendete i foglietti che vi invito a usare sempre meglio, perché questi li abbiamo presi finalmente perché ci possano aiutare a seguire meglio la Santa Messa, veramente anche la preghiera che il sacerdote fa all'inizio della Messa, quindi oltre ad ascoltarla seguitela con attenzione, perché tutto quello che si fa durante la Messa Domenicale è fortemente significativo, quindi è bene che ci resti nel cuore, no? San Paolo dice: guarda, io sono un apostolo per chiamata, sono stato scelto per annunciare il Vangelo di Dio e sono andato, che egli aveva promesso, eccetera, eccetera, no? E per mezzo di lui quindi abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti. Questa è una parola chiave, l'obbedienza della fede. Che significa? Significa che se uno ha la fede, la sua vita vivrà in obbedienza ai dettami della fede in cui crede, e questo coinvolge tutta la propria esistenza. Se uno non vive in obbedienza di quei dettami, vuol dire che la fede in realtà non ce l'ha, perché adesso, come vedremo, è da folli credere certe cose e poi non agire di conseguenza. Guardate che oggi c'è una crisi di fede, a mio avviso, assolutamente spaventoso. Adesso farò l'omelia, sarà fatta in alcuni piccoli esempi molto molto concreti di problemi oggi molto diffusi, ormai considerati come indifferenti. Qualcuno tra i fedeli, oltre che il parroco, soffre un po' che qui a Sermoneta la frequenza alla messa non è così massiccia. La domanda è: secondo voi come mai? Qual è il problema? Allora, è chiaro che uno per andare a messa deve avere tutta quanto una serie di cose in cui crede che giustificano l'andare a messa, d'accordo? Per andare a messa ci vuole una serie di cose. Numero uno, io devo credere che Dio ha mandato suo figlio nel mondo, che è il nostro Signore Gesù Cristo, e che lui è morto in croce per la mia salvezza. Prima cosa da credere. Seconda cosa da credere: siccome Gesù è morto in croce 2000 anni fa, c'era la necessità di far entrare con quello che ha fatto 2000 anni fa in contatto gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, per cui Dio, che è Dio, doveva inventarsi qualcosa. E che cosa si è inventato? Si è inventato la messa, perché la messa, attenzione, quindi la seconda cosa che devo credere è che Dio si è inventato questa grande cosa che è la messa. Terza cosa che devo credere, che cos'è la messa? La messa è la rinnovazione sull'altare, ma la rinnovazione vera, anche se in forma incoerenta, di quello che Gesù ha compiuto sul Calvario. Perché quando io consacro, perdonatemi questa piccola digressione, che cosa faccio io in persona Cristi? Perché quando io consacro, io non dico questo è il corpo di Cristo,
Io dico questo è il mio corpo, e allora voi che cosa dovete credere? E io che cosa devo credere? Poi io ci devo credere, che mentre sto parlando, non sono io che parlo, è Gesù che scende in me e parla attraverso di me, e questo lo fa attraverso qualunque sacerdote, buono o cattivo che sia, anche il più ultimo e più scalcinato del pianeta Terra. Voi capite che consacrare separatamente, seguitemi un attimo, il corpo dal sangue, cosa significa? Sangue separato dal corpo. Il vostro sangue adesso, secondo voi, è dentro il vostro corpo o è separato dal vostro corpo? È dentro il vostro corpo, o sbaglio? Per far uscire il vostro sangue dal vostro corpo, cosa devo fare? Devo andare a coltellare. Quindi il vostro corpo, il vostro sangue si separa dal corpo se noi siamo feriti, ma consacrare il corpo separato dal sangue vuol dire che sull'altare si sta riproducendo quello che è successo in croce 2000 anni fa. Capito? Allora, se uno, ma voi capite, no? Se uno ci credesse veramente, ma ti pare che non va a messa almeno la domenica? Ma qualunque cosa, no? Altro esempio, voi sapete che tanti ragazzi oggi vanno a convivere senza sposarsi, ormai è diventato generalizzato, capite? Cioè uno compagno qua, compagno di là, compagno a destra, compagno a sinistra. Tra l'altro compagno, voi sapete, è anche un termine un po' ambiguo perché si usa anche con altre significazioni, no? E lo fanno come la cosa più normale del mondo, capite? Ma perché lo fanno come la cosa più normale del mondo? Perché non credono nel sacramento del matrimonio, cioè non capiscono perché per unirsi un uomo e una donna ci voglia un sacramento, perché per capire questa cosa ci vogliono una montagna di cose da sapere dietro. Tante. Perché nostro Signore Gesù Cristo, per una cosa normalissima come un'unione tra un uomo e una donna, ha istituito il sacramento del matrimonio? Perché c'è un perché, ce lo dice la fede. Non lo sanno, quindi non ci credono, e quindi vanno a convivere come se niente fosse, non se ne accorgono. Capite? Potremmo continuare fino al giorno del giudizio. Perché due ragazzini a 15 anni cominciano a giocare a fare i grandi, perdonatemi, vivono come fossero marito e moglie? Perché il sesto comandamento, non commettere atti impuri, punto primo forse non sanno manco che esiste, punto secondo non sanno cosa sono gli atti impuri, e punto terzo non capiscono perché cosa ci sia di male nel vivere come marito e moglie a 15 anni. Se io voglio dirti un po', se sono innamorato, che problema c'è? Sapete cosa c'è oltre a tutto questo però? Che se tu parli con le persone, ti dicono che sono cattoliche, capito? Perché fondamentalmente in Italia ancora, come dire, questo attaccamento, diciamo così, culturale, tradizionale, c'è. Io qualche anno fa ero, diversi anni fa, stavo nell'equipe della diocesi che, come dire, coordina gli insegnanti di religione cattolica. Quando c'ero io, nelle scuole, ancora stavamo intorno al 90-92%, mo qualche anno c'è stato più, può essere che sono calate le percentuali, di gente che aderiva all'insegnamento della religione cattolica, quindi è tantissimo, nonostante tutta quanta la laicizzazione della società. Se tu vai da un giovanotto e gli dici, senti, tu credi in Cristo? Sì. E che significa? Ti risponde, bisogna perseguire la pace, bisogna rispettare il prossimo, bisogna rispettare la natura, tutte quante cose, vede, ma i contenuti più profondi della fede, quindi quelli che veramente sono, come dire, il nucleo da cui parte tutto il resto, sono ignorati. Quindi c'è un problema. Il vescovo, quando ci apparsa, sapete che sta facendo tutto quanto un piano di riorganizzazione della catechesi, perché ha detto, cioè, oggi nella società non c'è più quella trasmissione collettiva della fede, perché non c'è più. Quindi bisogna ripartire da zero. Questo è il vescovo Monsignor Crociano. Monsignor Petrocchi a noi giovani preti ci diceva sempre: fate gli incontri di formazione, fate formazione, fate catechismo, perché questi poveri fedeli la fede ce l'hanno più. È vero che molti non gliene importa poco, però a quei pochi che gliene importa devono essere formati, perché non ce l'hanno più. Capite? E io scherzando, negli anni passati, scherzando perché sapete, su certe cose è meglio fare un po' di ironia che ci tira un po' su. Mia madre dice, meglio ride per non piagne, alla romana, d'accordo? Io la chiamavo la fede fai da te, capite? Perché oggi noi siamo tutti quanti, capito? Siamo tutti, è tutto quanto personalizzato, è tutto quanto, cioè io decido io, al supermercato, capite? La fede è proprio quando mi si va al supermercato. Questo lo prendo e questo lo lascio. Questo mi piace e questo non mi piace.
questo mi interessa e quest'altro non mi interessa. Allora, se, che ne so, se Gesù dice che bisogna perseguire la pace, sì, mi interessa. Invece l'argomento della messa, non mi interessa, d'accordo? Se Gesù dice che bisogna rispettare l'ambiente, mi interessa. Però il sesto comandamento, e sono un ragazzotto, non mi interessa per quale fa come mi pare. Quindi questo, capite, altro come... E con Natale sta succedendo la stessa cosa. Io non voglio fare le prediche, ma l'ha fatto, ha detto anche il Papa nei giorni scorsi, lo trovate anche nel bollettino. Che succede? Succede che arriva Natale e anche noi purtroppo siamo, perché siamo in questo mondo, c'è il rischio che rimaniamo coinvolti nel vortice di regali, compere, impicci, belletti, vari, cenoni, pranzoni, eccetera, eccetera. E arriva Natale, uno sta con l'acqua alla gola, per carità, sono tutte quante cose, non è che non dobbiamo fare, Natale è anche la festa della famiglia, è bello stare insieme, è bello fare queste cose, capite bene il senso, no? Però non fino al punto, dicevo ieri sera, dico, oggi c'è il pranzo comunitario, no? Voi sapete, quando uno va a pranzo c'è il primo, il secondo e il contorno. Se uno va a pranzo e gli presentano soltanto il contorno, e poi prendo il conto da 30 euro, ma tu lo paghi? No, perché la cosa più importante è il primo. Allora, qual è la prima cosa a Natale? La prima cosa a Natale è cercare di incontrare e di riaccogliere nella mia vita Gesù. Poi c'è tutto il contorno, che stanno nei pranzi con la famiglia, che stanno facendo tutte quante cose belle, capite? Però se il contorno diventa il primo, e se il primo tra poco non è più manco il contorno, perché il nostro Signore Gesù Cristo in certe situazioni non è più manco il contorno, è proprio zero, capito? Cioè, quindi, e rimane la festa svuotata completamente del suo contenuto. Adesso non voglio, capite, no? Sicuramente per noi non sarà così, però dobbiamo pensarci a queste cose, perché nel nostro piccolo, quello che è importante, questo è anche il senso della liturgia di questa domenica, è che non ci lasciamo espropriare del Natale. Quindi troviamo un pochino di tempo per noi, ecco, in questi giorni, per viverlo, altrimenti ci scivola addosso e arriviamo a Santo Stefano che l'avvento è finito, Natale è passato, che è successo? Ecco, mi è scivolato addosso senza che, diciamo così, toccasse dei punti vitali e nodali della mia vita di fede, facendola crescere, facendola ulteriormente ravvivare, riannodando ulteriormente i fili della mia vita con il mistero di Gesù, nostro unico Salvatore. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a santificare in questo modo il Santo Natale, affidiamogli anche quelle povere vite dei molti che ne hanno perduto il senso, perché anche attraverso la sua intercessione possano tornare a comprendere la grandezza e la bellezza di questo mistero e il suo significato più genuino, più autentico e più profondo per la vita di ciascuno di noi. Siamo lodati Gesù e Maria.